Amici sportivi, ben trovati 1-1 a Ferrara, quindi Palermo indenne dopo tre partite che potevano in qualche modo far girare il campionato. Il campionato non è girato né per il Palermo né per le altre 19 squadre, visto che c'è un equilibrio pazzesco. Saluto subito Fabrizio Vitale, mio compagno di viaggio, oltre che vostro interlocutore per i messaggi che vorrete porre a questa trasmissione. E ciao, ciao a Salvatore Seraci e a Giuseppe Leone. Come sempre prontissimi e disponibilissimi, abbiamo visto Salvatore che salutava, ma eccolo qua, Salvatore che saluta, anche Giuseppe saluta, quindi siamo già pronti in belli caldi per cominciare una puntata che, vi anticipo subito, toccherà anche i temi che riguardano Pigliascelli e Brunori come leader, che guardano a Stulaz e Saric come possibili recuperi del Palermo, che guardano anche al gesto d'amore di Nedel Sciaru, che ha giocato nonostante il gravissimo lutto che lo ha colpito qualche ora prima della partita. Allora Salvatore, 1-1, giusto? Rimpianti? Cambia qualcosa? No, guarda, a me è sembrata la fotocopia della partita precedente, solo che qui ci sono stati gol, mentre in quella non ce n'erano assolutamente stati. Però è la prima rimonta del Palermo. Il Palermo nelle ultime tre partite ha preso gol solo su calcio piazzato, che è un difetto, però correggibile ovviamente con un po' di attenzione e con prove continue. Quindi per me è un altro segnale di crescita. Il modulo mi piace, a parte la prestazione di Bettella che non è stata all'altezza forse della situazione. Segre mi è sembrato ancora in continua crescita. Di Mariano interpreta bene il ruolo di seconda punta ed è l'elemento che ha maggiore intesa con Brunori. Certo, il Palermo deve ancora migliorare in fase difensiva, anche se ha fatto enormi progressi, e nella copertura delle fasce sulle ripartenze degli avversari, nella precisione del gioco d'attacco soprattutto, che va sostenuto poi con i tiri ovviamente dei centrocampisti. Sai che ti dico, questo Palermo mi ricorda un po', e non ti mettere a sorridere, il Palermo di Iachini. Cioè in fondo ha le stesse caratteristiche, solo che quello era uno squadrone, perché aveva gente in campo da Dybala a scendere, Hernandez, Vasquez, potremmo continuare per 11-12. E Lafferty, sì, non solo Belotti. In attacco, ma poi aveva anche centrocampisti di grandissimo spessore. Mentre questa è una fase, è una squadra in fase di costruzione che quindi potrà nettamente migliorare, ma non è ovviamente quel Palermo lì. A proposito di Bettella, io ieri, d'accordo con te, ho messo 5 in pagella dicendo che ha fatto qualche errore. Si è scatenato un putiferio sui commenti a Stadio News a difesa di Bettella, il che, a prescindere dal fatto che mi contestano il giudizio, ma questo è normalissimo in una partita di calcio, mi fa pensare che comunque la gente ne abbia apprezzato lo spirito, e questo è abbastanza anomalo per un giocatore che tutto sommato finora ha giocato abbastanza poco. Fabrizio, anche tu sei d'accordo con Salvatore? Sì, d'accordo, perché comunque sono 5 punti in 3 partite che non sono da buttare in un campionato in cui i pareggi pesano, stanno pesando per quanto le vittorie ti danno più slancio in classifica. Prendo ad esempio il Bari, che per 2 mesi non ha vinto, però ha pareggiato e poi sono bastate 2 vittorie per essere confermato al 3° posto in classifica. Quindi i pareggi non li butto via, le vittorie sono sempre più belle, erano scontri diretti, il Palermo, come hai detto giustamente tu, è uscita indenne, e credo che dalle ultime 2 partite sia venuta fuori una nuova conformazione tattica che credo potrà dare qualche risultato in più, perché paradossalmente, nonostante un sistema di gioco che appare più coperto, invece a me è sembrato che il Palermo abbia avuto una manovra più fluida. Secondo me pure, però ci sono stati 20 minuti che mi hanno fatto un po' tremare, Giuseppe. Dopo quei 20 minuti e l'1-0 per la SPAL, tu forse hai pensato anche alla statistica di un Palermo che non rimontava mai? Diciamo è stato il primo pensiero, però poi oggettivamente col passare dei minuti ci si è resi conto che A, la SPAL non poteva continuare su quei ritmi del primo quarto d'ora, e B, che il Palermo comunque stava crescendo, cioè anche il pareggio di Brunori non è stato un episodio sporadico caduto dal cielo, cioè era già da
5-6 minuti che il Palermo si proponeva in avanti con una certa continuità, e poi il gol è stato la naturale conseguenza. Per rispondere alla prima domanda che hai fatto a inizio trasmissione, se devo parlare di occasione persa, diciamo, penso ancora di più alla partita con il Como. Quello di ieri comunque è un pareggio che ci può stare e che soprattutto permette al Palermo di avere una striscia di risultati utili consecutivi dopo la sconfitta di Venezia contro dirette avversarie per la salvezza. Tra l'altro, con 5 Milo, punti in 3 scusami. partite, di cui 2 in trasferta, era più forte il pericolo di precipitare. Invece il Palermo non è precipitato, è rimasto a galla, anche se con questo equilibrio è difficile per tutti. Salvatore. No, una cosa importante secondo me è considerare bene la classifica, al di là dei punti che tu hai nei confronti dei play-off, nei confronti dei play-out. C'è una cosa assolutamente importante: il Palermo ha 20 punti. 20 punti significa che al di là delle due partite che tu giocherai da qui alla fine del girone d'andata, si trova in piena media salvezza. Cioè, se tu fai 40 punti, 42 punti, eccetera, eccetera, ti salvi tranquillamente. E non vedo quindi tutta questa perplessità e tutto questo, diciamo, cattiveria nei confronti della squadra e dei giocatori, nei giudizi della gente. E Cioè, poi soprattutto, scusami Salvatore, ma soprattutto di Corini, nei confronti di Corini che ma viene che cosa indicato come vogliono? capro espiatorio. E però il discorso della quota salvezza io te lo contesto un poco, nel senso che di solito si dice 40 punti, 42 punti, però in questo momento in cui il campionato cammina compatto, teoricamente la quota salvezza potrebbe anche alzarsi. Io sono sempre convinto che poi verso fine gennaio-febbraio il campionato si comincerà a sgranare, però per esempio già il Perugia ha un ritardo non incolmabile ovviamente, ma significativo. Il polso della tifoseria? Ma diciamo, stanno incominciando ad arrivare i primi messaggi. C'è Giuseppe Di Salvo che dice: non oso immaginare le aspettative che ci saranno il prossimo anno. Secondo voi verrà rifondata tutta la squadra per ambire alla promozione? Chi vuole Ma rispondere? secondo me no, secondo me ci saranno degli innesti a gennaio, perché il Palermo a gennaio sicuramente farà operazioni, non rivoluzionerà la squadra, ma secondo me andrà a colmare quei due ruoli su cui fa più fatica. E poi mi auguro che possa sfrondare la rosa da giocatori che non rientrano nel progetto tecnico. Poi c'è una considerazione interessante di Carmelo Amato: buongiorno a tutti da Roma. Secondo me il 3-5-2 con i giocatori che ha messo in campo è il modo migliore o il modulo migliore per adesso, che è un po' quello che avevo in qualche modo sottolineato qualche minuto fa. Probabilmente, forse, con questo assetto anche Stulaz, cioè la manovra di reinserimento di Stulaz, può essere un po' più agevole, con un centrocampo un po' più Vorrei coperto. sentire Salvatore, però io poi su questo ho una mia opinione. Salvatore, i 3-5-2? No, io penso che sia io poco fa ti parlavo di Iachini, no? Iachini era uno che giocava in questa maniera qui. E poi ho visto, per me, tu lo sai, io amo il 4-3-3, però devo dirti la verità, che quando Corini ha messo il Palermo con questo nuovo schieramento, ha ottenuto dei risultati notevolissimi. E quindi io terrei questa traccia e lavorerei proprio perché il Palermo riuscisse a migliorare questo schieramento. Io credo che ieri Corini abbia fatto delle scelte non soltanto tattiche, ma anche motivate dal turnover. Però, per esempio, con tutto il rispetto, Bettella non ha giocato una grande partita, però non mi pare che si sia sentita dal punto di vista strutturale l'assenza di Matteiu, che invece era un fedelissimo. Abbiamo visto un Di Mariano molto più pronto, vicino a Bruno Ori, molto più attaccante rispetto alle altre volte in cui operava, soprattutto sulla fascia laterale, e questo mi è pure piaciuto. Del centrocampo di ieri, la cosa che mi è piaciuta un po' di meno era quel Gomez spostato a sinistra, troppo a sinistra, che era un po' penalizzato dal punto di vista del gioco e anche un po' troppo nervoso, mentre invece Segre ha, secondo me, fatto una partita intensa, molto più intensa del solito, e Stulaz, che ovviamente da rivedere, era quasi una sorta di debutto il suo, non è stato malissimo, ma deve ancora fare dei passi avanti. Posso fare un po' da guastafeste? Certo. Non
non concordo sul discorso di Bettella, perché gol a parte che prende perché manca mezzo tempo sul difensore che fa anche un gran gol, poi secondo me questo giocatore sta pian piano progressivamente inserendosi nel contesto dei titolari. Ricordiamo che era uno dei grandi assenti. Ha caratteristiche diverse anche. Ricordiamo che uno dei grandi assenti, uno dei rinforzi che avrebbe dovuto titolare, uno dei quali, sui quali si puntava e che è stato per larghi tratti di questa prima parte di campionato relegato in panchina, una volta per l'espulsione, una volta per motivi tattici, tanto da fare riemergere Marconi, che è invece l'altra sorpresa, secondo me, di questo campionato. Quindi su Bettella io vedo un inserimento graduale che sta producendo. Sì, io credo che Bettella abbia delle caratteristiche un po' diverse, nel senso che è uno che più degli altri cerca l'avventura in avanti, cerca di impostare il gioco. E poi, premesso che, come dici tu e come ho scritto anche io nelle pagelle su Stadio News, il gol se lo deve caricare lui, perché è lui che parte in ritardo, però c'è stata secondo me una distrazione colossale di tutta la squadra, perché era chiaro che la SPAL aveva creato quella voragine al centro dell'area proprio per fare inserire i giocatori. Posso aggiungere un'altra cosa? Il Palermo prende il gol dove sbaglia Bettella, in cui la difesa magari poteva fare meglio, ma regala un calcio d'angolo. Regala anche il calcio d'angolo. A regalare in modo ingenuo un calcio d'angolo che obiettivamente non ci stava. E però Giuseppe, per esempio, Salvatore ha già parlato di questa sofferenza sui calci piazzati. Io direi che più in generale è un mio vecchio pallino, ma non soltanto da quest'anno. Noi soffriamo tantissimo sulle palle alte, sui calci piazzati, che sono anche i corner, ma anche su ogni palla alta che arriva. Un po' troppo, secondo me. Sì, è vero, però oggettivamente in questo momento il reparto arretrato, sì, esatto, possiamo magari soffrire qualcosa in più sui calci piazzati, in questo momento sul reparto arretrato, e ci metto dentro anche Pigliacelli, di cui parleremo poi magari anche dopo, francamente faccio fatica a metterli sul banco degli imputati, proprio perché vedo dei giocatori in crescita, ma lo dicono anche i numeri. Nelle ultime tre partite il Palermo ha preso un gol ieri solamente, ed è stato sul calcio piazzato, cioè non su manovra avversaria. Anche se però onestamente va detto anche che ne ha rischiati due ad inizio di secondo tempo su manovra e non su calcio piazzato. Infatti poco fa, infatti avevo sottolineato, poi magari parleremo anche di Pigliacelli, perché lì c'è pure tanto del suo merito nella resa del reparto arretrato, cioè ci metto anche il portiere. Diciamo parleremo che... anche di Saric, perché in una delle due, almeno per quello che mi ricordo, è lui che perde una palla sanguinosa a metà campo. Quindi sono tante situazioni che vanno a correlarsi. Parliamo fra un poco, anzi, parliamo. Dammi due commenti intanto e poi apriamo l'argomento Saric e Stulaz. Sì, allora, abbiamo onorato Billetta, buon pomeriggio, piccoli passi, si va avanti, buona prestazione. Qual è dubbio? Le sostituzioni. Le sostituzioni evidentemente non sono piaciute al nostro ascoltatore. Qua però è anche un doloroso, perché ieri tutto sono anche sensibili operati da Corini a livello teorico, però è un dato di fatto che la panchina, qualunque essa sia, e qualunque sia il titolare che entra e quello che esce, la panchina non dà una scossa reale. Questo ritengo che non sia solo giocatori di maneggiamento. E questo discorso di qua, ieri possiamo anche giustificarlo con una partita che, secondo me, dopo il 60esimo è andata avanti con troppa paura per poter essere giudicata una partita come quella del primo tempo. Guido, è qualcosa che stiamo ripetendo ormai come un ritornello da tempo, cioè questa squadra ha dei limiti, c'è una coperta che è corta, c'è una panchina che la guardi e chiunque entra non riesce mai a incidere e a cambiare il volto della partita. Ormai è un dato di fatto, dopo 17 partite, 17 giusto? Cioè, mi sembra che oramai i limiti stanno nella panchina e in alcuni giocatori che ancora non hanno dato quello che dovevano dare e dovevano far parte dell'11 titolare. Ancora un commento? Sì, allora, abbiamo Rosario Adriano Orlando, partita durissima, basti pensare alle tante ammonizioni, in fin dei conti pareggio giusto, applauso a Nedel Searu per aver onorato la maglia nonostante la perdita del padre. Forza ragazzi, adesso 3 punti con il Cagliari. Come se fosse facile.
non lo sarà. E comunque Palermo si è dimostrato ammazza grandi in casa, ricordiamo sì, le vittorie con che il Cagliari Genoa, sia una grande, con, perché con se parliamo di punti e parliamo di gioco, il Cagliari è una grande delusione, come lo è stato anche un po' il Genoa, che anche ieri, insomma, non è, con l'allenatore nuovo, non è che è andato benissimo ad Ascoli. E segnalo invece, a proposito, ogni tanto il cambio di allenatore serve, Vanoli col Venezia sta facendo grandi cose, 3 vittorie consecutive, mi pare che c'è, mi pare 10 punti in 4 partite, il Venezia ha cambiato passo. Allora, apriamo un attimo l'argomento Stulac-Saric, uno ha giocato dall'inizio e se ne parlava già da un paio di settimane. Che è tra l'altro quello che ci sta chiedendo Giuseppe Botta, cioè ci chiede più che altro Stulac con Gomez, ma possiamo allargare... Esatto, e poi Saric. In panchina, però ieri ha fatto qualche minuto in più. Ho l'impressione che Corini stia comunque lavorando piano piano, con i suoi tempi, diciamo, non esattamente immediati, per il recupero di questi giocatori. Tu come hai visto Stulac e come hai visto Saric intanto? Ma Stulac è ancora insufficiente, mi dispiace dirlo, perché è un giocatore sul quale avevo riposto grandi aspettative per la sua storia in questo campionato, per il, la qualità tecnica che ha insita nelle sue corde. E, ripeto, come ho detto prima, l'augurio è che il 3-5-2 possa aiutarlo a inserirsi più velocemente con un centrocampo più protetto, però ancora non ci siamo. Salvatore, bocciati Stulac e Saric o soltanto, o, diciamo, dobbiamo, come dire, garantirgli il rodaggio e il recupero e dobbiamo insistere? Bocciati no, perché ancora non abbiamo fatto un esame preciso delle loro possibilità e delle loro qualità, perché sono in ritardo e questo l'abbiamo visto e lo abbiamo anche sopportato. Mi pare che ci siano segnali comunque di recupero e questi sono sicuramente importanti. Poi bisogna decidere se possano giocare insieme Stulac e Gomez, perché Corini dice che possono giocare insieme, l'ha detto in una delle ultime sue conferenze e dobbiamo crederci. Però certo, tutte e due hanno un ruolo che gradiscono, che è quello di centrale, di centrocampo, per cui l'altro si deve un pochettino adattare. Ora, se sia Stulac o se sia Gomez non lo so, però mi sembra che piano piano questi due si stiano inserendo, almeno me lo auguro, perché condividi, siamo già... che Gomez ieri un po' troppo a sinistra ha sofferto? Beh, sì, a me non è sembrato il solito Gomez. Tra l'altro, quando lui poi riusciva ad andare in fase centrale, era molto agile, molto sveglio, molto svelto nell'elaborazione della manovra. Io penso che un poco lo soffra questo ruolo qui. Quindi bisogna un po' vedere come e decidere qual è la soluzione migliore. Giuseppe, per te promossi o bocciati? E vabbè, su questo discorso delle due luna, cioè o Gomez gioca come perno centrale ma a quel punto Stulac sta fuori, oppure se insisti sul percorso di inserimento di Stulac, per me Stulac non ha altri ruoli se non quello di regista. Promossi bocciati, da un giocatore come Stulac tu ti aspetti che si prenda la squadra sulle spalle, cosa che ieri francamente non ho visto, cioè, ma questo lo fa ormai Gomez, secondo me. Secondo me Gomez ormai è riconosciuto dalla squadra anche come... senza dubbio, ma infatti quello che diceva Totò è giusto, cioè quando poi Gomez accentrava il suo raggio d'azione lì era più nel vivo dell'azione del gioco, perché magari anche come predisposizione naturale c'è quella di giocare lì in mezzo, proprio in mezzo al campo. Quindi Stulac, magari diamogli un 6 di incoraggiamento. Francamente, Saric ieri come è entrato in campo non mi è piaciuto. Mettiamo un po' di pepe al dibattito. Mettiamo pepe e peperoncino, dai. Calogero Marchese ci chiede, siamo il Palermo, non in cittadella. Non capisco perché i tifosi del Frosinone devono sognare la Serie A e i palermitani la salvezza. Ci vuole ambizione nella vita. Ah, pensavo fosse connesso a Saric. No, però siccome questo è un tema che ricorre sul vabbè, tipo ci di sono campionato stagioni che e stagioni, sta però ricordiamoci che Palermo è una matricola che ha cambiato tanto, poi Corini avrà fatto pure i suoi errori, i giocatori hanno la loro responsabilità e magari qualche acquisto non è andato, però io ribadisco, di fronte a una società che ha una compattezza, una solidità riconosciuta fino a prova contraria, che ti dice questo è un campionato di costruzione e di assestamento,
che non mi dà l'impressione di restare con le mani in mano a gennaio e di accettare supinamente questa retrocessione che secondo tantissimi anti-Palermo è già nei fatti. Siamo in un campionato in cui due vittorie, due sconfitte ti cambiano il corso della partita. Bisogna stare sempre aggrappati. Dicevo che Perugia già ha perso un po' di terreno e potrebbe essere una cosa grave. Non è che il Como stia volando con... Tu guarda il Cittadella che fino a qualche Cittadella settimana fa è già risucchiato, per esatto. esempio. Il Cosenza non è uscito nonostante abbia fatto quattro risultati utili consecutivi, è bastata la sconfitta di Venezia per riportarlo giù. È un campionato strano e bisogna avere la pazienza. Mettiamo un po' di pepe? Ancora pepe? Va Dai, bene. Mettiamo un po' di pepe. Alessio Catalano dice: squadra mediocre, stop, allenatore confuso e senza idee, pochi spunti dei singoli, si pensa solo a buttare la palla, nessuno, tranne pochissimi, prendono sulle spalle la squadra. Salvatore scuote la testa. Ma questa è la dimostrazione, è la base proprio per cui certe spiegazioni non mi convincono e certi messaggi secondo me sono assolutamente impropri. Insomma, cosa dovrebbe fare una squadra per fare un campionato dignitoso se non quello che sta facendo il Palermo? Tutto il resto, poi le ambizioni si culano attraverso i progetti, attraverso i programmi. Tu non puoi assolutamente dire questa squadra gioca male, gioca bene. Questa è una squadra in formazione. Se non si vuole capire questo, hai detto benissimo, è una matricola. Attenzione, non è che tu ti chiami Palermo e diventi campione d'Italia e ti prendi lo scudetto solo perché hai una grande città alle spalle. Bisogna sostenere ovviamente con determinate intenzioni. Adesso, giustamente, diciamo, vediamo cosa succede nella campagna acquisti e soprattutto valutiamo l'aspetto societario a partire dalla prossima stagione, perché è lì che veramente tu vedi se si vuole un Palermo da prime posizioni o se invece si naviga nelle incertezze. E in più vorrei aggiungere che non soltanto siamo matricola, ma siamo matricola con una squadra che per, credo, opinione diffusa da parte di tutti, anche nostra, non era futuribile in Serie B, cioè non era il Palermo che vinceva la Serie B come l'ha vinta per esempio la Ternana o il Bari, su cui poi bastava già consolidare l'ossatura e poi magari puntellarla. Era una squadra che è stata sostanzialmente smontata e rimontata, e tra l'altro anche con ampio ritardo. Due messaggi e poi ci fermiamo per una brevissima pausa. Salvo Lopez, i problemi di Saric per me sono più di testa che di limiti tecnico-tattici. Poi avevo visto un altro messaggio, l'avevo pure mandato in onda, ma non lo trovo più. Allora andiamo con Andrea Maggio che dice: si dà la colpa alla difesa sul gol subito, allora anche il gol di Brunori. Sul gol di Brunori il difensore lo guarda mentre lui ha il tempo di guardare, mirare e calciare. Brunori fa secondo me un gol di una bellezza commovente, di una intelligenza stratosferica, ma ne parliamo fra pochissimo, dopo pochi secondi interruzione pubblicitaria, e poi torniamo, anche perché poi ce n'è per tutti quanti, c'è un video che ci ha preparato la regia che ci mette di fronte alle nostre responsabilità, ebbene sì, diciamolo. Rosa e Nero Web TV sempre più international, ricordatevi Blog Sicilia, Stadio News con i loro siti e le loro pagine Facebook, ma salutiamo anche gli amici di Video Regione sul canale 14 del Digitale Terrestre. International perché, Fabrizio? Perché arrivano i saluti di Saro Galatioto, saluti dal Kazakistan, vi guardo sempre, ma invece che ora di pranzo, ora di cena, un abbraccio e forza Palermo sempre. Dibattito abbastanza acceso, si sta animando sui canali social, vi ricordo soltanto la cortesia di mandare dei messaggi brevi, perché sennò facciamo davvero fatica a mandarli sovraimpressione. Anche perché lo diciamo subito graficamente, i messaggi lunghi, larghi, prendono talmente tanto spazio che viene coperta la faccia di Geraci, e non è giusto. No, assolutamente no, è la nostra star. Il sindacato quindi protesta. Esatto. Eccolo allora qua, Francesco Biondolido dice: al di là delle prestazioni e dei risultati del Palermo abbiamo assistito all'ennesimo arbitraggio a senso unico, mi chiedo come sia possibile che alla fine il bilancio degli errori arbitrari sia sempre a nostro
sfavore. Ma proprio ieri a me mi è sembrato un arbitro troppo generoso di cartellini, ma Sì. insomma non di parte. Di Bello ha fatto un po' il protagonista, ma è nella sua natura quella di ammonire tantissimo. Salva Lopez ci riporta sull'argomento Saric dicendo: ieri ero allo stadio, vedevo Saric ad ogni passaggio, stop sbagliato, sbracciarsi e discutere con i compagni. È palese che il suo sia un problema di testa e non di limiti tecnico-tattici. E questo, diciamo, l'hai scritto tu forse anche pure, no? L'hai aiutato a No, scrivere. Tu Saric no, però non l'hai amato moltissimo ieri. no. No, l'ho detto più che altro. No, sì, ho detto che secondo me è entrato male, che una parata di Pigliacelli, almeno una, sicuramente si deve a una palla persa da Saric. Il Palermo si sta dimostrando una squadra difficile da battere, è mentalmente forte, manca poco per svoltare la stagione, dice Fortunato Ivano Che è Rossi. un'altra chiave di lettura che non è banale, perché i contestatori si lamentano che non vinciamo abbastanza, però in effetti battere il Palermo alla fine per un motivo o per l'altro non è semplicissimo. E di solito quando il Palermo perde è per colpa propria più che per meriti degli avversari. Salvatore, apriamo un attimo l'argomento, perché abbiamo parlato di Stulaz e Saric. In termini ancora un po' così, poco lusinghieri, non soddisfacenti al massimo, però parliamo anche di due leader del Palermo, Pigliacelli da una parte e Brunori dall'altra. Mi sembra che il Palermo è sempre più nelle loro mani, nei fatti e anche fuori dai fatti, per carisma. Non ci sono dubbi, se uno deve indicare quei giocatori che hanno in mano il Palermo, Pigliacelli e Brunori sono sicuramente in primo piano, fermo restando che Gomez piano piano sta prendendo in mano le redini della squadra. Pigliacelli, ragazzi, l'hanno crocifisso all'inizio di stagione per un errore che poi i grandi portieri sono tutti, li fanno tutti, non è che solo lui. Quasi quasi lo si voleva costringere a non giocare con la squadra perché altrimenti chissà quali danni poteva fare. Invece no, questo qui è un giocatore che gioca molto bene, è una specie di play aggiunto della squadra, comincia bene l'azione, ma per l'amor del cielo lasciamolo tranquillo perché ci può dare grandissime soddisfazione, anche perché poi in porta è abbastanza reattivo e ci ha salvato tantissime, tantissime volte, soprattutto anche nei tiri ravvicinati. Brunori dovremmo fargli una statua a questo punto, perché ragazzi, secondo me questo Palermo senza Brunori sarebbe una squadra veramente da pensare alla retrocessione con grande attenzione, perché questo ha segnato forse più della metà dei gol del Palermo, o la metà che siano, insomma, adesso non ricordo se sono E ha una 15 media 6. superiore a quella dell'anno scorso in Serie C, Salvatore, perché l'anno scorso di Sì, questi tempi vanno. aveva segnato 6 gol, 7 gol, se non vado Non errato. solo, ma è la prima, sì, è vero che ha giocato con Lentella, però non era ancora Brunori, ma è la prima, diciamo, di B dopo il campionato dell'anno scorso, e io sfido a dire chi è che puntava su di lui per fare un'altra stagione a doppia cifra. Invece lui non solo c'è, ma sta dando al Palermo una grandissima carica in senso di esperienza, di professionalità e poi di gol risolutivi. Giuseppe, il gol di ieri, oltre a essere bello, secondo me è di una intelligenza strepitosa, una genialata proprio. Sì, bellissimo, bellissimo, per come se l'è preparato, per come stoppa la palla da Giudì di Mariano, bellissimo, davvero un gol bello. Ci sono due caratteristiche secondo me Perché che lui mira accomunano. sotto le gambe dell'avversario, proprio lo fa apposta. Io Secondo non lo me so sì. se lui miri sotto le No, gambe dell'avversario. è l'avversario che si mette male, si presta al tunnel, però lui ha avuto Ma perché l'intelligenza di andare a fa un mirare il tiro che secondo non è palo. forte perché non ha tempo per caricare. Lui vede il difensore e capisce che la palla può passare lì ed è proprio una traiettoria che passa attraverso le gambe del difensore avversario e che va a terminare proprio accarezzando il palo. Il suo tiro, definito un po' da tutti, colpo da biliardo, è proprio il classico, colpo con la stecca. Sai quando ti pieghi sul tavolo, Certo. miri la traiettoria precisa e poi fai il colpo di giustezza? È Beh, un glielo gol di una chiederemo bellezza. appena sarà nostro ospite.
Glielo chiederemo quando sarà il nostro ospite. Quando sarà il nostro ospite? Mai dire mai nella vita. Mai dire mai, va bene. Invece Pignacelli, tu Giuseppe ne parlavi anche prima, ha salvato il risultato poi. Sì, allora per me questi due leader, questi due giocatori sono due leader tecnici e carismatici, perché sono anche giocatori che hanno attraversato momenti difficili, nel senso che hanno fatto degli errori che hanno pesato sui risultati, però poi subito dopo, o nella stessa partita o nella partita successiva, si sono sempre riscattati e questo non è un elemento, un aspetto secondo me da sottovalutare. Dopo gli errori di Brunori, poi è arrivata la vittoria di Benevento, ieri un altro gol pesante. Quindi insomma, sono due leader di cui Palermo non può fare a meno, No, ma secondo poi me, vorrei per dire, chiudere il cerchio. 8 gol, se facessimo il giochino di moltiplicarli per 2 per il girone di ritorno, già saremmo a 16, Già. 17 gol, che non sono certamente pochi. Però 20. va anche detto, Fabri, che se mettiamo Vido o Soleri avessero sbagliato il gol di Rabbi ieri, ci saremmo arrabbiati. Cioè, là, quando sei a tu per tu col portiere, spesso è più colpa anche dell'attaccante che non è abbastanza freddo. Però Ma qui ci viene Pignacelli. incontro il nostro amico Guiscardo Sicilia che dice: Pignacelli super, non ricordo un portiere così bravo con i piedi che sia passato da Palermo. No, qualcuno c'è stato. Ottimo Stulaz, Saric da rivedere, Vido non mi convince. A gennaio bisogna sfoltire la rosa e fare 3 ritocchi per una salvezza tranquilla e poi si vedrà. Berti. Sicignano fu un antesignano del gioco con i piedi e ovviamente anche Gianluca Berti, i due erano quasi contemporaneamente nel Palermo, quindi era una scuola, diciamo, abbastanza innovativa a suo tempo, per non parlare poi della primavera di Zeman. Salvatore, quella primavera, diciamo, la possiamo assimilare solo all'Olanda del 74. Certo, ma Sicignano fu un antesignano, nel senso che lì il portiere parava e basta, lui era molto spregiudicato in tempi in cui al portiere non si chiedeva ovviamente tutta questa libertà che invece è concessa adesso. Ora un portiere praticamente lo diceva Sorrentino l'altra volta, ma lui lo diceva in senso negativo però perché non gli piaceva la situazione, gioca addirittura più avanti dei difensori. A me invece piace questo fatto qui che la squadra partecipi in 11 e che il portiere sia un elemento essenziale della squadra anche con i piedi e con le aperture come fa addirittura Pigliacelli che riesce a mettere il pallone a 60 metri e sulle fasce laterali con una precisione impressionante. A me Scusate, io ho divertirebbe, finito il pepe, mettiamo un po' di no, un peperoncino. attimo, che a me mi divertirebbe, te lo metto io, a me divertirebbe riprendere i commenti del dopo Palermo Cittadella, dopo l'errore di Pignacelli, perché questa città, così come sta massacrando Corini quasi ogni domenica, ha massacrato anche Pignacelli per il primo errore che tutti quanti avevamo messo nel conto, perché il suo errore in fase di rinvio era uno di quegli errori che tu dici ne farà 2 o 3 a stagione e lo sai, però poi hai avuto anche la risposta di come un portiere possa salvarti le partite e di come il suo apporto con i piedi, lo sottolineava Salvatore, alla fine diventa poi decisivo, perché è una bella risorsa per fare ripartire il gioco. Qual è il pepe che volevi No, mettere? peperoncino, pepe, ho finito. Peperoncino. Carmela Di Vita, su Tirol, Cittadella, Cosenza, Venezia, Como, Spal, abbiamo fatto solo 3 punti con queste squadre. Corini, flop. Vabbè, ne abbiamo fatti però 3 col Genoa, 3 contro il Parma. Che abbiamo fatto 20 punti non è importante. No, 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 vabbè. assolutamente. Il problema allora, ognuno di noi quattro non rinuncerà mai alle sue idee, dirà sempre quello che pensa, ma se pensate di farci dire alla 17ª partita che il Palermo è un flop e che la retrocessione ormai è ineluttabile, su questo penso che difficilmente ci troverete. O Guido, anche un po' di posso dire zucchero una se cosa? volete comunque. C'è un Un po' prima di o dopo lo zucchero, zucchero, prima dopo Giuseppe? lo zucchero, Salvatore. Già No, lo vedi in no, glielo ero io, sovraimpressione. Era Fabri. Giuseppe, Giuseppe. Ah, scusami, Giuseppe. Allora, permettetemi, vorrei essere brevissimo, torno anche al messaggio pepato, quello sul Frosinone sogna, noi no, io mi sono arreso, nel senso io credo che noi vivremo tutta la stagione con questo equivoco, che siccome sono arrivati gli sceicchi, questo Palermo fin da subito doveva puntare alla Serie A. Ne sono convinto. Noi possiamo stare qui ore, trasmissioni, anche insieme alla società, a dire che per quest'anno il primo obiettivo era mantenere la categoria,
e salvarsi, ma non basterà alla maggior parte della gente, perché tutti penseranno che a Palermo non puoi fare discorsi di questo genere, devi puntare a qualcosa di più. Quindi vivremo tutta la stagione con questo equivoco. Io Ma il purtroppo, problema ripeto, è molto semplice, l'ha non detto la arreso. società. Quindi, cioè, se l'ha detto la società, bisogna prenderne atto, basta. Lo so, Fabrizio, ma non devi convincere me, come non No, credo no, tu debba lo convincere so. Guido Salvatore, ma sarà così per tutta la stagione. Come dice giustamente Salvatore, aspettiamoli all'inizio della prossima stagione, perché lì chiaramente penso un po' tutti si aspetteranno Ma io un qualcosa paio di di diverso. risposte me le aspetto anche dal mercato di gennaio, anche per capire un po' gli orientamenti. Però ecco, vorrei dire che una squadra che è a 2 punti o tre, mi pare, dalla zona playoff, e chiaramente anche 2 punti dalla zona playout, non si può parlare di fallimento. Ma poi Secondo me ci scusatemi. vuole una visione positiva, che dovrebbe essere quella del tifoso. Purtroppo, ma non intendo parlarne oggi, casomai poi facciamo una puntata dedicata. Purtroppo, devo dire che da qualche anno, e non so bene se ci sono delle responsabilità societarie su questo, il popolo rosanero è troppo diviso. Ai tempi c'erano i zamparignani contro i Ma Mirriani, guarda, Guido, ho letto in i pro questi. Zamparini e i contro Ti Zamparini. dico, te ne dico una, durante la mia febbre da cavallo, mi sono un po' più soffermato sui social, ho letto dei commenti in cui si diceva, dopo che si era detto meglio in Serie C, ma non con Zamparini in A, ho letto meglio Zamparini che il City Group, cioè questo ti dà la Sì, misura. ti dà la misura, non è possibile che ci sia sempre. Io lo faccio per lavoro, perché sblocchiamo commenti su Stadio News, anche sulla pagina Facebook. Appena il Palermo perde, si presentano i soliti 50-100 firme che sono pronte per attaccare. Appena Palermo vince, questi non si leggono più, ma se ne leggono altri che sono i super tifosi. Salvatore voleva intervenire. Ma se tu ti ricordi, no, una precisazione soltanto, il Palermo, diciamo, migliore degli ultimi 20 anni, no, degli ultimi 20 anni, no, diciamo degli ultimi 8 anni, è stato quello di Iachini, no? Un Palermo strepitoso che ha fatto tantissimi record. Ma vi ricordate che Iachini era attaccato perché il Palermo, secondo i tifosi, non produceva gioco? Sì, come Ma no, ma in questo ci più di colpava anche un quello po' che ha fatto Zamparini. Iachini non si poteva. Sì, ci colpava anche un po' Zamparini, però va benissimo. Basterebbe non andare troppo lontano. Risentiamoci le trasmissioni e i commenti di marzo scorso, quindi 6 mesi fa, non 6 anni fa. 6 mesi fa il Palermo di Baldini era, o il Palermo di Mirri, era da buttare via, poi Ma anche perché nessuno improvvisamente. aveva messo in conto che ci potesse essere una promozione la stessa Esatto. stagione, poi c'è stato, non C'è sappiamo cosa può stata, accadere nel è girone di cambiato tutto. ritorno. E infatti stiamo qui, però dico, poi le critiche ci stanno, le delusioni ci stanno, i tifosi hanno il diritto e il dovere, aggiungo io, di sognare e di pretendere sempre di più, fa parte delle regole del calcio, però c'è un limite oltre il quale secondo me la critica diventa insulto e diventa soprattutto inutile esercizio letterario. Guarda, ci viene in soccorso uno dei nostri Sì. tifosi che ha scritto un lenzuolo di commento, non lo posso mandare in onda, lo leggerò. Xander Rodriguez Perez dice: io divento pazzo a leggere certi commenti, ma gli pseudo tifosi cosa vogliono? Dimenticano che siamo stati promossi e che cosa è successo quest'estate? Dimenticano come è nata la squadra in 20 giorni? È un campionato di assestamento, come peraltro ha annunciato la società, ed è innegabile che nelle ultime giornate ci sia stato un grande miglioramento. Pertanto non criticate a prescindere. Sono certo che la società a gennaio aggiusterà il tiro per concludere al meglio la stagione e iniziare la prossima. Come ci segnala la regia col titoletto in testa, però c'è stata unanimità di vedute, finalmente, ma direi però purtroppo, sul gesto d'amore di Nedelcharu. Il rumeno ha perso il padre poche ore prima della partita. La società ovviamente si è messa subito a disposizione anche per liberarlo dall'impegno agonistico, ma il giocatore ha detto: io voglio continuare, voglio andare in campo, poi ci pensiamo dopo, voglio onorare la memoria di mio padre. Un gesto molto gradito dai tifosi e anche dalla squadra, che oggi ho visto su Stadio News, gli ha dedicato anche dei messaggi. C'è un messaggio addirittura di Pigliacelli che, avendo giocato anche in Romania, lo saluta in rumeno, grande compattezza, ed è un gesto che comunque è stato molto apprezzato. Salvatore, ognuno di noi passa da questi drammi familiari, però vederlo realizzare nel Palermo, tra l'altro da parte di uno che non è
un giocatore storico del Palermo, è un gesto significativo. Guido, quando si parla del Cearu, di quello che ha passato, bisogna soltanto parlare col cuore. Il resto delle parole, i paroloni, eccetera, non contano proprio nulla. Io mi ricordo, scusa se prendo un elemento personale, che quando mio padre morì, io avevo la trasmissione di sera, non lo sapeva quasi se nessuno, io non lo dissi quasi a nessuno, solo pochi amici, e tu Guido eri uno di quelli che lo sapeva. Io andai in trasmissione senza dire niente, poi ovviamente dentro di me avevo un turbinio di sentimenti incredibili. Io capisco Beh, il. mi hai smosso un po' di ricordi perché è successo anche a me, quando papà morì di sabato e la domenica c'era il processo in diretta a TRM. Esatto, infatti Io ti ero allo dico. stadio a fare la partita quando se n'è andato via mio E tu padre. eri allo stadio. Giuseppe, comunque, Quindi un io gesto. volevo dirti soltanto che io abbraccio Nedel Ciauru perché l'unica cosa che si può fare in questo momento è quello di stargli vicino. Ecco, però sono gesti, Giuseppe, che riconciliano anche col calcio, sia quello suo che. Tutta, proprio tutti, c'è stata una sequenza di commenti positivi per Nedel Ciaru, è un modo anche per entrare nel cuore della gente, per fare vedere come i professionisti sono professionisti anche per questo. Ma ovviamente non lo voglio neanche, non ci penso neanche al fatto che Nedel Ciaru abbia giocato ieri come gesto per, come dire, mettere dalla sua parte i tifosi. No, 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 È se ho stato. espresso questo, chiedo scusa, no, no, non dicevo questo, è un gesto di professionalità che ovviamente fa presa sui tifosi. È un gesto di chi sta facendo la cosa più bella del mondo. È anche come gesto d'amore per la persona più cara che hai appena perso, quindi onorarne la memoria facendo la cosa più bella del mondo. Non oso immaginare però chiaramente la pesantezza d'animo con cui ha giocato ieri Nedel Ciaru, quindi per questo veramente va l'affetto di tutti e come ha detto Salvatore c'è poco altro da aggiungere. Ieri ha fatto un'entrataccia dopo pochi minuti, si è beccato anche l'ammonizione, ma credo che sia stata proprio una sorta di gesto per scaricare la tensione accumulata, si è liberato un po' di qualcosa in quel gesto. Chiudiamo la parentesi Nedel Ciaru, adesso io vorrei parlare però di quello che succederà domenica prossima, il titolo è o il Palermo o il Mondiale. Però prima di parlare del Palermo con il Cagliari alle 6 del pomeriggio, quando la finale sarà alle 4, a proposito di mondiali, la regia, che è un poco birichina, ci ha messo di fronte alle nostre responsabilità. Che avevamo detto l'altra volta, facciamo il Non mi pronostico e ci ricordo. vediamo sul lunedì con i pronostici mondiali. Secondo voi com'è andata? Ce lo dice subito la regia con questa clip. Argentina. Olanda. Io dico Argentina. E io dico Olanda, così siamo 2 contro 2. Brasile? Brasile. Fabrizio? Brasile. Abbiamo forse qualche. Siamo tutti e 4 su Brasile. Francia e Inghilterra? Francia. Leone? La Francia che poi incontrerà il Brasile in finale. Fabrizio? Mi accodo. Francia, quindi unanimità su Brasile e Francia, che quindi potrebbero essere le Finaliste. finaliste. E poi Portogallo-Marocco? Portogallo. Portogallo. Tu sei d'accordo su Portogallo? No, Marocco. Tu dici Marocco, però adesso ditemi, però, visto che stiamo giocando, Spal-Palermo, come finisce? Ti dirò sempre Palermo, non posso dire altro. Già la Spal. Vedo un X2. Io pure, sono per l'X2. Oh, benissimo, a me mi è mancato un po' l'audio di ritorno, ma penso che fossimo in onda correttamente. Comunque, devo dire che l'eroe di giornata è Fabrizio Vitale perché ha beccato il Marocco, un po', diciamo così, A culo, controcorrente, dillo, a dai. culo. Sì, Ecco, sì. volevo dire a culo. Io però ne ero fermamente convinto quando l'ho Però, detto. Argentina-Olanda, tu eri per l'Argentina. Sì. E Salvatore per l'Argentina, io e Giuseppe per l'Olanda, quindi siamo sconfitti anche su quel fronte. La Francia l'abbiamo beccata un po' tutti quanti. L'altra era No, tutte le abbiamo il dette. Brasile, Ah, il Brasile, il Brasile. all'unanimità. Però Giuseppe Leone si prende anche il carico di aver detto scaramanticamente, però lo so, che vinceva la Spal, sapendo di non sapere nulla, lui dice: dico che vince la Spal, così non vince. Ed è stato un po' il salvatore della patria.
Io avevo detto veramente 1-1 addirittura, ma la regia l'ha tagliata perché non, se no sarebbe stato un interesse privato in atti d'ufficio. Comunque vabbè, non è un problema. Andiamo a domenica prossima. È possibile mai che si giochi la partita alle 6 quando alle 4 c'è la finalissima, che nella migliore delle ipotesi finisce alle 6, quindi la gente non scende da casa alle 6 per andarsene allo stadio? Se ci sono i supplementari non ci sarà neanche un beneficio per le televisioni che trasmettono la partita del Palermo. Rapidamente un giro d'orizzonti, Salvatore. Oh, guarda, non c'è nient'altro da aggiungere, è un assurdo fare una partita, addirittura per me è un assurdo fare una partita il 26 o il 25 quando tu hai a disposizione il 24 o il 23. Quindi come le inventano queste situazioni se lo sanno solo loro? È probabilmente una questione di affari, di soldi, di business. Io su Stadio News ho scritto oggi un pezzettino su questo discorso, o il Palermo o la finale mondiale, lo potete andare a controllare, però mi sembra che non sia, cioè intanto il Palermo è penalizzato, Giuseppe, perché secondo me una buona parte dei tifosi alla fine resta a vedersi la finale mondiale che ti capita una volta ogni 4 anni. Ma certo, ma cioè, a me dispiace non potermi vedere la finale dei mondiali domenica, quindi cioè, anche se non dovessi lavorare poi mi andrei a vedere il Palermo, però magari ci saranno quelli che si vorranno vedere giustamente. Tu sarai allo stadio alle 5, tutti saremo allo stadio alle 5 a lavorare, quindi ci perdiamo la finale mondiale. Se ci sono i supplementari, la partita finisce alle 7, quindi anche le televisioni che trasmettono il Palermo avranno penalizzazioni per il primo tempo. Fabrizio, non mi sembra una scelta intelligente. Ma io so già di essere una voce fuori dal coro, perché credo che chi voglia vedere il Palermo o scenderà prima da casa, inizierà a vedersi la finale, perché comunque non credo che questo mondiale sia così coinvolgente per gli italiani in generale. Per cui secondo me ognuno poi seguirà la sua squadra del cuore, che è un po' quello che ci dice anche Sedita Marcello Sedita, chi se ne frega del mondiale, conta solo il Palermo. Hai dato la risposta molto simile a quella di tanti altri che su Stadio News hanno commentato più o meno in questo modo. Per noi c'è il Palermo. Io non so quale sarà la finale e non riesco neanche a pronosticarla, perché probabilmente ci sarà la Francia e forse la Croazia o l'Argentina. Però a me questa storia non mi piace molto, perché secondo me ci sarà comunque una perdita di spettatori, anche una perdita economica per il Palermo, che secondo me è assolutamente immotivata. Comunque così è, siamo a fine tempo, saluto e ringrazio tutti coloro che hanno scritto messaggi, andatevene a guardare sulle pagine Facebook di Blog Sicilia, di Stadio News, saluto gli amici anche di Video Regione, Canale 14, ciao Salvatore, ciao Giuseppe, ciao Fabrizio, l'appuntamento è per lunedì prossimo, parleremo di Palermo, Cagliari e di questo grande rilancio del Palermo in classifica, speriamo bene.